Milano incontra, appuntamento a cura del direttore Dario Bordet, con la regia di Alessandro Trani, montaggio audio Mauro Magni. Nelle Marche, a San Marcello, per Tipicità 2018. Siamo col promotore della Regione Marche, il dottor Raffaele Bucciarelli. Una regione che stupisce. La Regione Marche è come uno scrigno di gioie che ancora non è stato sufficientemente scoperto. Il viaggiatore, io amo chiamare così colui che vuole conoscere il nostro territorio, che viene a viverci alcuni giorni all'anno. Il viaggiatore è sempre più curioso di capire dove si trova e di conoscere storia e cultura del territorio dove sceglie di andare. Ecco, la Regione Marche ha tantissime eccellenze, parlando non solo in tema culturale, 220 teatri storici tutti restaurati, è la terra di Gaspare Spontini, Pergolesi, Rossini, la terra di Leopardi, per citare alcuni dei grandi, ma è anche la terra di una miriade di agricoltori che vivono, si può dire, in simbiosi con la terra, che hanno curato questo paesaggio che è unico in Italia, ricchissimo per la biodiversità, ricchissimo di colori, ricchissimo di forme che caratterizzano queste dolci colline che decantava Leopardi. E quando si mangia un prodotto risultato di conoscenze e saperi secolari, per la produzione del quale non vengono usati i prodotti chimici, conservanti, stabilizzanti, eccetera, eccetera, tutti quelli che sappiamo, si vive un'emozione e dei sentimenti forti, ci si riconosce con quanto la natura ci offre. Se poi mettiamo questo insieme alla conoscenza di chi ci lavora, di chi lo produce, di chi ce lo offre, e vediamo con quanta spontaneità e generosità lo dà, allora si entra nel mondo che non è più solo dei sensi, ma il mondo anche della spiritualità. Si respira insieme al produttore, si respira insieme alla terra che ci offre questi prodotti. È un valore aggiunto che credo solo in queste terre si può vivere e si può avere. Quindi questa riscoperta delle radici del territorio fa sì che anche i giovani rimangano ancorati alla propria terra. Certamente, io so che non si vive di sola poesia e che quindi c'è bisogno anche di fare, come dire, economia, di arrivare alla fine del mese. Fortunatamente noi vediamo tanti giovani che prendono le redini delle aziende dirette dai loro genitori e molto spesso inconsapevolmente diventano i propagatori di una cultura che affonda le radici nei secoli passati. Molto spesso sono essi stessi portatori non solo sul piano estetico di detti popolari, ma anche dei prodotti, delle caratteristiche, dei prodotti che rispondono alle esigenze, ma anche alla capacità di produrre alimenti sani che fanno bene, ecco il progetto del paese del benessere, fanno star bene sia sul piano fisico che sul piano spirituale, perché quando si vive un'emozione forte mangiando un prodotto genuino, veramente sano, che viene direttamente dalla terra, si sta bene. Benissimo, noi la ringraziamo, ci ha fatto per qualche istante sognare la bellissima Regione Marche, un motivo davvero per venire a visitarla, non da visitatore ma da scopritore. Grazie ancora. Grazie a voi. Da San Marcello a Tipicità 2018 con Raffaele Bucciarelli, per oggi è tutto, a voi la linea.